Fabrizio Zambardi, allenatore dei portieri. Sì. Beh, ha fatto un ottimo lavoro quest'anno, ha portato, diciamo, in prima squadra due 91 eccellenti, si sono dimostrati molto molto bravi. Ma loro hanno, devo dire, ringraziare loro soprattutto perché l'impegno che hanno messo per migliorare è stato tantissimo e sono stati premiati con i risultati che poi sono venuti. Qual è la caratteristica, diciamo, da cui lei riesce a riconoscere il talento di un portiere? Ma non è che c'è un qualcosa, una caratteristica. Uno, quando vede dei portieri, vedi in loro un potenziale miglioramento anche con un tipo di allenamento. Poi a volte può riscontrare buoni risultati, a volte può farti fallire. In un portiere è più importante l'altruismo o il coraggio? Coraggio sicuramente. Questi ragazzi ce ne hanno tanto di coraggio? Sì, ne hanno tanto perché comunque 2,91 che si sono messi in discussione già dall'inizio, parlo per Di Prede per quanto riguarda l'inizio dell'anno, si è messo a disposizione mia e della squadra, del mister, per lavorare veramente in maniera egregia e per ottenere quei risultati che ha ottenuto. Qualche calo è sempre comunque calcolato e è facile che avvenga, insomma. Per quanto riguarda Ragni, buon lavoro fatto a Pescara, è venuto qui, abbiamo proseguito il lavoro, abbiamo aggiunto qualcosa, lui è sicuramente uno dei ragazzi di prospettiva, quindi diciamo un applauso a tutti e due per quello che hanno fatto. Senta, a un certo punto però voi avevate un portiere che non era fuori quota, avete deciso di mettere un portiere fuori quota a 91 perché evidentemente vi siete resi conto di avere del materiale ottimo sul quale fare affidamento. Sì, diciamo che alcune cose vanno anche riviste per quanto riguarda l'organico. Il mister, magari avendo il portiere 91, poteva decidere di schierare i giocatori più grandi in mezzo al campo, sì. E quindi sono fatte le scelte. Io vorrei anche dare un grosso riconoscimento a Fabrizio Dettore, che è sicuramente uno dei portieri migliori che ho visto della categoria, che purtroppo quest'anno, per i motivi di cui abbiamo parlato, non ha trovato spazio, ma è sicuramente rimane per me un ottimo giocatore. Ma il fatto, diciamo, di mettere un fuori quota come 91, insomma, importa, è una scelta che è stata fatta anche da altre squadre oppure soltanto la vostra? In questi periodi, specialmente quest'anno che sono stati 5 fuori quota, tante squadre hanno optato per la scelta del 91 in porta. Probabilmente il fatto di schierare linee difensive con giocatori più grandi possono portare a stare più sicuri, ma poi quando hai portieri come quelli nostri, a questo punto la fortuna di averne due alla stessa altezza sicuramente è positivo, perché è come non avere i fuori quota. Un portiere che l'ha particolarmente impressionato in questo girone? Ma a parte Ragni e Di Prede, che fanno parte della nostra scuderia, sicuramente Modesti e qualche altro giocatore visto quella, come ripeto, i portieri possono essere visti anche in ottica diversa, in più partite, perché magari in una partita fanno grandi cose e poi magari si perdono mano a mano nel corso dell'anno, quindi io per i portieri, per dare dei giudizi definitivi, aspetterei più di qualche partita. Senta, lascio andare, Di Prede è riuscito a parare 4 rigori quest'anno, se non ricordo male. Cosa in più? Va bene. Anche 5. Va bene, facciamo 5. Ma non solo, devo dire che Filippo ha in sé questa caratteristica che nessuno gli ha insegnato di parare i calci di rigore. In più, devo dire, ho sentito cose sul suo conto che un po' mi hanno infastidito, magari hanno pensato più ai calci di rigore parati che altrettante partite giocate egregiamente, dove ha in maniera diversa messo qualche pezza importante. Vabbè, d'accordo, noi la ringraziamo della voce che ha saputo dare a Tifo Chieti. Se volete fare un saluto agli amici di Tifo Chieti, sì, certo. Lei è un utente di Tifo Chieti. Certo. Vado sempre durante la settimana a leggere i resoconti. No, faccio un saluto a tutti quanti e un grosso in bocca al lupo per il campionato di Lega Pro dell'anno prossimo. Lei rimane? Aspettiamo notizie da parte del mister. Lei segue il mister, mi sembra. Io seguo il mister.
come ho fatto da 3 anni a questa parte. Va bene, d'accordo, grazie molte allora. Grazie a voi allora.